sapori e vini, calici di stelle, manifestazione meravigliosa dedicata al grande vino che si svolge in più località d'Italia, ma noi quest'anno abbiamo scelto la provincia di Treviso e più in particolare Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia. Sono con una bella signora al mio fianco che si chiama Loredana Baldisser. Esatto. No, abbiamo riso perché a telecamere spente non ricordavo bene il nome. A parte gli scherzi, Loredana è coordinatrice del consorzio vini Asolo Montello. Esattamente. Loredana cara, allora regaliamoci qualche istante, ho detto meravigliosa manifestazione, calici di stelle. Lascio a te la telecamera, raccontacela. Beh, qui ad Asolo siamo arrivati ormai alla 19ª edizione di Calici di Stelle, quindi non siamo più dei giovani che tentano appunto di creare questa manifestazione, siamo mai avanti con gli anni, l'anno prossimo faremo il ventennale e speriamo di creare anche qualcosa di nuovo, ma qui è l'amministrazione perché è l'amministrazione quella che conduce i giochi e il consorzio, ci vantiamo di essere appunto dei partner ormai da anni dell'amministrazione comunale della Proloco. Loredana, perdonami, ho detto Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia. Oggi pomeriggio abbiamo girato qualche immagine, qualche scorcio, è veramente molto bello. È una piccola meraviglia, qui la chiamiamo la piccola Venezia, è il piccolo appunto borgo, ma che all'interno, pur essendo piccolo, ha qualsiasi cosa si possa volere immaginare. Qui abbiamo avuto tantissimi letterati, abbiamo avuto tantissimi musicisti, il più celebre è stato appunto Malipiero, abbiamo avuto una regina, la regina di Cipro e signora d'Asolo, a cui è dedicato appunto il castello, Caterina Cornaro ad esempio. Assolutamente, abbiamo avuto, ha perso il cuore per Asolo la Eleonora Duse, la divina Eleonora Duse. C'è il Duse. Appunto. E poi abbiamo anche una grandissima esploratrice e scrittrice come Freya Stark. Quindi Asolo, chi arriva ad Asolo non può che perdere il cuore e innamorarsi di questa meravigliosa cittadina. Dopo aver menzionato la musa del D'Annunzio, senti Loredana, chi arriva per la serata? Che cosa trova e che cosa può degustare e mangiare? Allora, chi arriva per la serata deve entrare, perché abbiamo due accessi, ma l'accesso principale è quello di Via Brauni, da dove appunto si può arrivare, e troverà la prima postazione, la prima di 20 postazioni, perché abbiamo 20 cantine associate a 20 ristoranti, perché è una formula che ormai è già in voga da un bel po' di anni, sarà un 6-7 anni, che abbiamo associato una cantina con un ristoratore, quindi avrete la possibilità di gustare 20 vini e 20 piatti. Il signore al mio fianco si chiama Armando Serena ed è il presidente del consorzio vini Asolo Montello. Dico bene, presidente? Benissimo. Se sbaglio mi riprenda. Perfetto. Allora, intanto di che territorio stiamo parlando quando citiamo Asolo e Montello? Sono circa 23.000 ettari che comprendono la collina del Montello e i colli dell'Asolano, i colli di Asolo. Perfetto. Due grandi di OCG. Sì, due grandissime DOCG, l'Asolo Prosecco è meno conosciuto rispetto agli altri Prosecco perché è partito dopo nel fare comunicazione, comunque ha dei grandissimi valori, ha le sue peculiarità, mentre altri hanno altre, gli altri hanno altre. Però anche in questo caso principalmente parliamo di uva glera. Sì, principalmente di glera, poi anche con la bianchetta e poi i vitigni complementari. La inviterei, presidente, a tirare in ballo anche, o mettere in scena, per meglio dire, anche un rosso, perché quando parliamo di Montello parliamo di che cosa? Sì, il Montello DOCG rosso è la seconda DOCG nostra, e è un rosso bordolese, di vitigni bordolesi, e anche questo forse segretamente non si sapeva perché si chiama, identificava sempre come Montello rosso. Qui parliamo di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, parliamo di Merlot, soprattutto questi tre grandi vitigni. Nel consorzio quante sono le aziende che vi aderiscono? Adesso siamo 60 aziende imbottigliatrici più o meno, però compreso anche i viticoltori siamo circa 300. Abbiamo ancora possibilità di crescere, però più che crescere in volumi ci interessa di continuare a crescere con qualità. Franco Dalla Rosa, vicepresidente del consorzio ed enologo. Franco, io faccio finta di non saper nulla, ma so in realtà che lei ha riscoperto qualche cosa di molto interessante. Sì, abbiamo riscoperto un vitigno rosso che si chiama Ricantina, un vitigno che era
conosciuto fin dal 600 fino al 950 e dopo è sparito. Completamente sparito, grazie a una famiglia che si chiama Forner, per fortuna è stato recuperato, ma non si sapeva cos'era, si chiamava Recantina, ma chi ci dice che era la Recantina famosa che era scritta nei libri del 600? Allora c'è stata fatta tutta un'indagine genetica, analisi del DNA presso l'università in collaborazione con Veneto Agricoltura e con l'Istituto Sperimentale di Conegliano e abbiamo stabilito che c'era questa Recantina. Un vino molto profumato, fruttato, di un rosso vivissimo e con una carica polifenoli intensa che può avere permettere anche la grande longevità a questo vino.